Savona si fa sentire, non è la prima volta che Savona si fa sentire per le questioni del lavoro, però oggi dopo quasi 20 anni riusciamo a fare uno sciopero generale provinciale per il futuro, per le questioni del lavoro. Savona è in una situazione di crisi veramente grave e spesso si parla solo dei numeri di Savona e magari suscitando anche compassione nelle istituzioni. Oggi noi non vogliamo compassione, vogliamo che le istituzioni consentano a Savona di reagire, di costruire un futuro e di costruirlo qui, non di far andare i giovani altrove per cercare un lavoro. Questo è quello che chiediamo e chiediamo che il governo in prima persona sia coinvolto nella soluzione della crisi di Savona. E per un incontro di Tirreno Power si sta ancora aspettando. Tirreno Power c'è stato un vergognoso balletto di date, anche con la giornata di oggi, visto che alla fine del percorso saremo in prefettura, chiederemo conto al prefetto che ci aveva annunciato una convocazione il 9 di aprile, quindi 2 giorni fa, di questa convocazione interministeriale, e se non ci saranno risposte ci mobiliteremo di nuovo per ottenerle.